Si Vicenza, come amorevolmente conosciuta da tutti alla frazione di Sant'Anna sulle colline Cavesi, ha compiuto il secolo di vita. E come in un matrimonio è arrivata davanti alla chiesa della frazione dove vive come una sposa, per partecipare alla cerimonia religiosa celebrata in suo onore dal parroco Don Alessandro Buono. Ad attenderla, oltre ai 5 figli, Michele, Sebastiano, Pasquale, Carmela e Giuseppina, con 12 nipoti e 16 pronipoti, il priore della confraternita Giuseppe Ritari e tutta la comunità della frazione metelliana. L'area della campagna, secondo Sebastiano, uno dei figli della signora Vincenza che vive a Modena, potrebbe essere il segreto di tanta longevità. Sarà l'aria, non so, sarai abituato qui a stare sempre nell'ambiente, qui sempre in campagna. E gli auguri alla nonnina centenaria sono arrivati da tutta la città di Cava, dal sindaco Marco Galdi, presente alla cerimonia con l'assessore alle politiche sociali Vincenzo Lamberti. Ogni qualvolta un nostro concittadino supera questo traguardo, ovviamente riempie il cuore di tutti noi di gioia e vogliamo condividere questo momento. È un augurio che facciamo quindi come città alla signora Vincenza, a tutta la sua famiglia che è venuta qui da Modena, da varie parti d'Italia, e che facciamo anche a tutti i cavesi che possano traguardare lo stesso traguardo, che sicuramente è una bella soddisfazione. Auguri 100 anni a tutti.